Poker del Lanciano che supera lo Scafal, Guido Biondi, Rosso Neri senza lo squalificato Verna e con Petrone non al meglio ma con Gian Cristoforo che torna titolare dopo tanto tempo. In avanti l'inossidabile Di Gennaro, la squadra di De Meis che viene in frentania senza timori e giocherà una gara a viso aperto. Fischia Fantozzi dell'Aquila nelle immagini di Claudio Senerchia, l'affermazione numero 22 per la squadra rossonera. Prima frazione, decimo minuto, destro di Sardella deviato in corner da Penna con la punta delle dita. Tredicesimo, Di Gennaro innesca Sardella che si fa ipnotizzare all'atto del dunque. Quattordicesimo, Quintigliani per la Selva che conclude alto di poco, l'1-0 è comunque nell'aria. Quindicesimo, lancio in profondità per Di Gennaro che resiste alla difesa ospite e realizza in pallonetto il gol dell'1-0. Trentunesimo, cross di Natalini dalla sinistra, aggancio di La Selva e sponda per Daniele avvantaggiato che conclude centralmente chiamando in causa Penna. 41esimo il raddoppio frentano, Lanciano coralmente e bene impegnato. Di Gennaro riceve da sinistra e innesca di prima intenzione Sardella che controlla e accomoda in rete il gol del 2-0. Tra primo e secondo tempo si sfidano i futuri campioni del Lanciano nella gara tra 2007 e 2008. La ripresa delle ostilità vede subito un rischio per i colori rossoneri. Quarto minuto, Mischia in area frentana, palla che balla sulla linea di porta, salva in qualche modo Sinopoli tra le polemiche ospiti. Tredicesimo, Quintigliani imbucato per Sardella che scatta sulla linea del fuorigioco e piazza all'angolino dopo 30 metri, palla al piede, il tris dell'assoluta sicurezza. Quindicesimo, si vede lo scafa destro di Allegro dalla distanza fuori di poco. Ventunesimo, ci prova Quintigliani, conclusione alta. Ventiquattresimo, il turno di Gianluca De Santis da 25 metri, palla di poco fuori. Il poker al minuto 34, palla dentro di Quintigliani dall'out di destra. La Selva addomestica bene e conclude in rete il 4-0. Quarantesimo a fondo sulla sinistra di Cianci. Sciarretta anticipa Quintigliani per il tap-in che poteva essere risolutivo. Quarantatresimo, sinistro alto di Quintigliani. Triplice fischio finale con tanti applausi e già la testa a domenica prossima al Pallozzi di Sulmona con il Lanciano che però tornerà a poter contare anche su mezzo centrocampo, vale a dire Verna e Petrone. È stato un buon match, abbiamo trovato davanti una squadra ben messa in campo, anche se aveva qualche difficoltà, nel senso che aveva qualche uomo in meno perché gli mancavano almeno 2-3 giocatori a loro. E devo dire che hanno dato il massimo e siamo stati anche un po' fortunati perché all'inizio c'è stata sfuggita una palla e potevano far gol, insomma, però sono venuti qua e ci hanno messo anche in difficoltà, però noi dobbiamo guardare a noi, dobbiamo guardare il fatto che dobbiamo fare il risultato. L'ho detto anche ai stessi ragazzi che non interessa a noi quello che fanno le altre squadre, ma interessa quello che facciamo noi in campo e con le vittorie, ecco. E oggi era importante continuare questa fascia positiva perché sappiamo che comunque quegli altri dietro non mollano. Soddisfazione per essere arrivati a giocarci una partita di questo calibro con una società blasonata come Lanciano, con una grande presidente, grande allenatore, grandi giocatori. Noi dal nostro piccolo abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Due gol per tempo sono la differenza che attualmente c'è tra il Lanciano e la nostra squadra. Il Lanciano deve fare un altro campionato, noi abbiamo un altro traguardo e dobbiamo lasciare campo al Lanciano per forza. Abbiamo retto per quel che potevamo, forse qualche gol poteva essere anche evitato, però sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso. Il campionato ricomincia domenica prossima in casa con la Val di Sangro verso una salvezza all'inizio
insperata, ma adesso insomma ce l'abbiamo un passo, speriamo bene di coronarla il prima possibile.